pavimento esistente. Ok, adesso stiamo facendo la preparazione con la ligatura, potete guardarla adesso. Successivamente. Come si chiama il nostro prodotto? Abses Tube. Prima di procedere allo spruzzo, controllare che i macchinari funzionino. Per buttare un po' di solvente, fare il riciclo e poi pulirlo. Abbiamo tre prodotti per fare la pulizia prima e dopo. In questo caso usiamo Dinupos, abbiamo Dinupol e Metal Cream Sol. Ivan, mischiamo il primer. Abse Primer CS A con B, rapporto 1-1. Allora, dopo aver levigato il pavimento e averlo aspirato, andiamo a spruzzare con Primer CS per eliminare il residuo di polvere. Abbiamo usato circa un materiale per circa 70 grammi. Dopo aver dato il primer CS il giorno prima, si prosegue con la prima rasatura per andare a stoppare tutte le fessurazioni. Usiamo il nostro prodotto. Per rasare usiamo il nostro prodotto Abse di 20 colorato 7038. Circa 180 kg di materiale, circa 200 grammi per un metro. Dopo aver fatto la prima mano di rasatura, cominciamo a stuccare tutte le fughe, crateri, e poi daremo la verniciatura. Seconda mano. Dopo aver succato le varie crepe e buchi sul pavimento, andiamo a verniciare a rullo Abseli 20 diluito al 10% con solvente. Stiamo miscelando nel nostro vernice sport di componente, iniziamo a dare protettivo. Vernice Pol lucido al pavimento. Abbiamo finito la verniciatura trasparente in fluoretanico, Vernice Pol bicomponente. Abbiamo usato 100 grammi. Finiamo il ciclo di questo capannone, una verniciatura
con due mani, con trattamento di due mani a rullo e uno di protettivo. Allora, prima cosa bisogna levigare il pavimento, aspirarlo, poi gli si dà una mano di primer assorbente per far penetrare anche un po' nei pori e tirar via un po' la polvere, poi si lascia asciugare, il giorno dopo si fa la prima mano, sempre, la lasciamo passare sempre le 24 ore, si stuccano i vari buchi che possono crearsi nell'arco dell'usura del pavimento, poi sempre 24 ore si dà la seconda mano di verniciatura. Si lascia passare ancora le 24 ore e si dà un trasparente lucido. In questo caso gli abbiamo dato lucido.